Bentornati signori, io sono Marcus Phoenix. Oggi continuiamo questo gameplay su Tales of Berseria. L'ultimo episodio eravamo arrivati in questo punto al promontorio dopo che i paesani sono stati trasformati in demoni. Siamo giunti fino a qui per cercare nostro fratellino che non sappiamo che fine abbia fatto. Ora andiamo qui sul promontorio e vediamo cosa accade. Siamo pronti. Luffy! Arthur! Va bene, ci sono entrambi. Ma cosa stanno facendo? Velvet! You! Oh, thank goodness! You kept Luffy safe, didn't you, Arthur? One more sentiment to cast off. Velvet, run! Arthur! Ma cosa sta succedendo? Here, once, was the seal to the underworld broken. And tonight, here shall be born the power to save the world. With Luffy's life as a sacrifice. Ma che step? What are you saying? Appunto. Ci credo. Bastardo. Let him go. This is an offering to the world. Nothing can save him now. No, no, no! I see you will not change. No! Ever a slave to emotion. Che bastardo! Non ci sono parole, signori, per questa scena terribile. Ok, adesso gli facciamo il culo.
chiamato gli amici. A demon that feeds on demons. Arthur. A Therian. Arthur! Stanno in guardia. Usiamo le arti, va? Ma non possiamo. Ok. Take a look around. Abbiamo ucciso paesani. Questo lo... Oh no, abbiamo ucciso pure la nostra amica. Ma tanto oramai era trasformato in demone, non potevamo aiutarlo. Praticamente stiamo vivendo un incubo. Do not fear. With my power as an exorcist, I, Artorius Colbrand, will end your pain. Ceres. Questi non chi sono. Why is it that birds fly? Behold my answer. Velvet. Arthur. I ask no forgiveness. The sin is mine to bear. I will make you pay. Ok, forse adesso capiamo il perché abbiamo iniziato all'interno di una cella il tutto. Quindi abbiamo fatto praticamente il prologo. Abbiamo vissuto tutto ciò che è successo prima per poter capire il motivo per il quale Velvet si trova all'interno di una prigione. Intanto siamo saliti anche di livello. Andiamo avanti. Ai livelli di battaglia inferiori, i nemici attaccano con frequenza minore e forza ridotta, risultando meno impegnativi da sconfiggere. Tuttavia, ovviamente, a livelli superiori ci sono determinati vantaggi, come un incremento degli oggetti rilasciati agli avversari. Inoltre, alcuni effetti della potentite si attivano solo a determinate difficoltà. Puoi modificare il livello delle battaglie selezionando opzioni dal menu sistema. Va bene, questo dopo lo decideremo più in là, se sarà necessario, se servirà aumentare la difficoltà. So did my world come to an end. And for 3 long years I sat in that pit of darkness and fed. Devouring demons. So I could live. So I could live long enough to kill him. And be my brother's vengeance.
Bene, adesso abbiamo chiaro tutto il preambolo. Quindi la nostra missione è trovare Arthur e farlo fuori. Non ci sono dubbi a riguardo. Dobbiamo cercare un modo per fuggire da questa prigione. Ma come? Dato che sono 3 anni che Velvet è rinchiusa lì dentro e si nutre solo di demoni? Questa non è la pizza di prima. He. First, there will be a test. It will decide if you are worth teaching. What? Che vuoi? Usa LB più L per muoverti velocemente in direzione del bersaglio. Usa L mentre ti difendi con LB per eseguire un passo rapido. I passi rapidi permettono di eseguire uno scatto nella direzione desiderata con il comando di contrazione di barra anima. Eseguendo un passo rapido appena prima che un nemico attacchi, tirerai un solo punto danno e recupererai parte della barra. Se compare un'anima, raccoglila per aumentare quello in tuo possesso. Ok. Here I come. If you are not, I will kill you. Ready yourself. Burning wings! Burning wings! Burning wings! Burn like the sun! Photon wings! Ah! Non capisco perché vuole aiutarmi. Mi sta addestrando e vuole vedere esattamente quali sono le mie abilità, ma non riesco a capire per quale scopo. Comunque manca poco. Why are you holding back? You noticed. Well done. You pass. Of course. His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. Ah no? First, let me tell you what has transpired these past 3 years. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me. Tell me where Artorias is. You may find him in the capital city of Logris in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended, and with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcist's Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people and a sword against demons, Artorias Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Lafayette. Indeed, but his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain. Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. I have shattered your yoke.
We must hurry. Ok, non so bene perché ci stia aiutando. Non so perché abbia tradito Artorius. Ma questo non ci interessa attualmente. Ora abbiamo la possibilità di andarcene da questo posto. Glassite del prodigio. Gli equipaggiamenti attivano un'abilità casuale che aumenta le statistiche base. Buono. Attacco influisce ovviamente sui danni. Attacco arte su quello delle arti. La difesa, va bene, queste cose sono abbastanza elementari. Andiamo avanti. Ok. Direi... adesso non possiamo vedere nulla, allora andiamo avanti. You will need equipment. There are weapons in the room ahead. Eh sì, qualche arma magari mi fa comodo. Invece che combattere a mani nude. Bene che abbiamo già un'arma tutta nostra. Che è quella specie di artiglio demoniaco. No one raised the alarm. I can see that. Take what you need from here. It looks like they kept prisoners' effects in here. Rope. This will be useful. Sicuramente. Quite a blade. I know that sword. Stormhowl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. Prenditela tu. I can't use it. It's worthless. All right. Are you ready then? What's going on here? Pronti a prenderti a calci. He's no ordinary soldier. He's an exorcist orderly. Usiamo un po' le arti. Lama lacerante. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island? Yes. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks. Ok, signori. Siamo pronti per andarcene da questo posto. Direi di salvare prima di tutto. Ok. Perfetto. What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malachim. They appeared all over after the advent 3 years ago. Another after effect of the advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Moloch family. And I'm supposed to take your word for it. I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge.
Bene, è inutile perdere tempo. Prendiamo qualsiasi cosa ci possa tornare utile. L'importante è andarcene da qui. Facciamo anche un po' di esplorazione perché ci conviene. Guards coming. Two of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks? Under the watchtower. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists break into two groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp. The threat could be serious. Yes, sir. Bene, se una sola tizia è riuscita a mettere in difficoltà tutte queste guardie. This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Qui è tutto bloccato, non possiamo proseguire. Ci conviene dirigerci direttamente dall'obiettivo. Speravo di fare un po' di esplorazione, ma la dobbiamo rimandare a più tardi. Who in the blazes are you? Ok, siamo pronti. RB mostra informazioni, questo l'avevamo visto pure prima. Premi il tasto RB e usa L, la scelta del bersaglio è fondamentale per aumentare la probabilità di successo nelle battaglie. Ok. Perfetto. Tiri punto RB per mettere in pausa la battaglia. Va bene. RB per rivolgerti verso il nemico proprio tale. Ok. E infatti. Meno uno. Arti apprese, danza della rondine. Tieni premuto RP e premi B per visualizzare informazioni sul bersaglio. Ok. Problemi a quelli. Listen up. I'm opening every door to every cell. We're getting off this island. What the hell? You serious? Into two groups and rush the front and rear gates. Break through the gates and you'll have a ship. But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eifried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eifried? And Melchior?
I won't force you. You want to rot in here, then rot. I'm with you. Anything's better than another day in this rat hole. Let's do it. I'm going home to my family. Me too. Yeah. Let me out, Rogues girl. Rogues like us are always I'm up for a I'm sick of the slop they feed us. Ceres. That ought to draw the attention of the guards. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there, we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates? I told you, we'll use any tool I need. Mi sembra corretto, altrimenti non facciamo nulla. C'è un po' di esplorazione, va? Moneta. Ragazzi, ovviamente per chi di voi ci ha già giocato a questo gioco e lo ha terminato, se avete consigli di qualsiasi genere sono ben apprezzati e anche ben graditi, perché vorrei evitare di lasciare indietro mezzo mondo. Perciò se voi che ci avete giocato vi rendete conto che mi sono dimenticato qualcosa, scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere. Ok, andiamo di qua. Non c'è nulla. Niente. Niente. Questi qua che stanno a fare, intanto li controlliamo. Altra moneta di bronzo, prima niente. Oh, forziere, stivali da battaglia. Vediamo un po' questi stivali da battaglia. Equipaggiamento. Ok, altro non abbiamo. Ok, però abbiamo un'abilità casuale, quegli altri invece non danno, tipo massimo. Perciò ci mettiamo questi. Ok. Ci sarebbe da perdere tempo anche un po' con le armi. Con le arti, scusate. Però adesso... meglio evitare. Va bene, a grandi linee... a questo punto ho dato una messa a posto anche alle arti. La strategia delle arti dobbiamo capirla bene. Avremo tempo. Per il momento andiamo avanti. Potrei cominciare da un'allegra con gruppo di idioti, ma noi non ce la beviamo. Accidenti. Che dovrei aiutare una persona sconosciuta? Avrò anche 130 uomini, ma non per questo voglio fare la stessa. Esatto, comunque se voglio, se proprio devo morire, nessuno ti trattiene. Vabbè, fai come ti pare, insomma. Allora, di qua ci sono andato, dobbiamo andare di qua. Allora, qui non c'è nulla. Ecco, qui ho trovato una cosa, moneta. Prima di parlare col tizio, però voglio vedere... ecco. You're not going to escape. Don't underestimate the exorcists. They're all gonna die like dogs or goblins. This abbey that's in charge of this place, they're that amazing. Amazing doesn't even begin to cover it. The exorcists of the abbey joined forces with the kingdom of Midgand. They've got the whole world in their pocket. They're merciless. They hunt down any human who becomes a demon. Going against them means taking on the whole world. And I bet I know who's at the top. Those who get captured and sent here are the lucky ones. We may be monsters, but at least we have our lives. Sure, until they get fed to me. Thanks for the info. Even if you manage to escape this place, thousands of exorcists controlling powerful Malachim will be out there waiting for you. There's nowhere for you to run. Nowhere. I'm not going to run. I'll gladly die, as long as I take Artorias with me.
Beh, la ragazza sta abbastanza arrabbiata. Ok, abbiamo preso tutto. Signori, mi dispiace che non c'è la possibilità della lingua italiana. Not a word of apology? E tu chi sei? What is wrong with you people? There I was, sleeping like a sweet babe, when suddenly... From paradise down to hell! No worse, a grimy prison cell! You see why I'm not feeling well. And you are? Hooray! You asked! I'm thrilled to introduce to you the wise sorceress who travels the 11 seas, who scoffs at the might of dragons! None other than the acclaimed, the illustrious, Magi-Gigi-Gambi-Ludin-Dodin-Nolaroon-Doo! Magi-Lu for short. Magi-Lu? No, Ma! Like Soggy Shoe or Doggy Doo! Or call me any of those things and I'll turn you into a froggy stew! I suppose you'll never understand. People can be so tragically unlearned. But hey, like I care! Bene, immagino che questa tizia stravagante ce la dovremmo portare per tutto il viaggio. Siamo praticamente costretti. Dicevo che mi dispiace, ma la lingua inglese non può essere omessa. C'è solo il giapponese e l'inglese. Ho optato per la scelta in lingua inglese per quelli di voi che sono in grado di comprendere i dialoghi, altrimenti ci sono i sottotitoli che sono stati tradotti fedelmente. Purtroppo questo gioco non ha la lingua italiana, mi dispiace tanto. I can't believe she snuck up on me. Who is she? This is no ordinary prison. We must be cautious. Trust no one. She said she's a powerful witch. Did she have a Moloch tethered? No, I didn't sense Malachim around her. She's an ordinary human, I think. Then she's an ordinary magician, not a witch. If she tries to trick me again, I'll crush her and be done with it. Andiamo di qua. Salva. Crescono erbe da usare per incrementare i parametri dei personaggi. Inoltre, raccolte le erbe cresceranno di nuovo dopo un periodo di tempo. Quindi usano liberamente sui tuoi personaggi preferiti. Cerchiamo altro. Eravamo già venuti. Dobbiamo andare di qua. Non c'è fretta, aspettiamo che gli uomini partiti alla carica indeboliscano di peso. A quel punto ci lanceremo. Non sei stupido. Sei più sveglio, ovviamente. E dopo li attaccheremo le spalle, va bene, è un'ottima idea. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Giustamente. Ok, ce ne possiamo andare da qui. Abbiamo trovato tutto. Meglio, abbiamo preso tutto. Il trovato non lo so, forse qualcosa mi sarò lasciato dietro, ma non credo. Possiamo andare avanti. Bene, adesso ci possiamo andare. Ok, vediamo che c'è qui dentro. Anello del vuoto riduce i danni subiti da attacchi non elementali. Ok. Ok, vediamo cosa c'è qui sopra.
Sono praticamente morti tutti. E questo mo chi è? More? This one. He's a demon. Get ready. Direi proprio di sì. You're not human. Neither are you. True enough. Devo ricaricare. He's strong. Chips in the blades already. Brittle these exorcist knives. I've got to reclaim Stormhowl. Stormhowl? That sword we found? You found it? Where? Do you have it? Please tell me. It's in a storage room. Down below. Down below? You have my thanks. Cioè, questo tizio è cambiato. He's an odd demon. Infatti, è molto strano. Questo tizio è cambiato in due secondi. We'll miss our window. Hurry. Ha cambiato totalmente modo di approcciarci, perfetto. Ventite del cecchino. Attiva carica di precisione dopo l'uso prolungato della guardia. Allora, abilità caricate. Bene, cerchiamo di raggiungere. Ok. Dobbiamo affrontare questo tizio. Cerchiamo di raggiungere la nave, dicevo. Dove è andato? Ecco qui. I suini! Siamo un'arte. We're finished here. Let's hurry on. Getting out of here comes first. Lama di sangue. Il numero di attacchi e passi rapidi di una combo è pari al numero di anime possedute, e questo lo sapevamo. Inoltre, le arti ricevono un bonus basato sul numero di utilizzi di quella tipologia di arte. Per esempio, un'arte occulta eseguita dopo due arti marziali consuma il 20% di barra anima in meno. Ok, buono a sapersi. Vediamo qui cosa abbiamo trovato. Appunto. Abbiamo aumentato i punti di vita. Un massacro. Quindi che dobbiamo fare? Andiamo qua. The tower should be just ahead. Demon spadaccino. Could that demon be? What is it? Nothing. That demon swordsman was just strange. He was so full of fury, but when you started talking about that sword, his manner changed completely. Don't think too much about it. He's a demon after all. The prisoners here are all so unusual. Oh, except for you. Forget it. Like I care what a Moloch thinks of me. We've just about quelled this riot. You won't be getting away. E neanche tu sei per questo. We're finished here. Let's go.
The prisoners are doomed. Time is short. We need to get down to the path. Bello strapiombo. Eviterei di buttarmi. The path has collapsed. That rope won't do any good here. Wait, you're not seriously going to try it, are you? He fell further than this back at the shrine. C'è tanto che non ci siamo rotti nulla. I see you are truly committed to this. Ok. Qualcosa ci eravamo rotti. Più che altro slogan. You're strong. I would almost think you made an oath. It's a ritual that grants special power. If the oath taker abides by certain restrictions. The harsher the restrictions, the greater the power one may command. In a very real sense, an oath is a sort of curse, right? Well, guess what? You're the ones who did this to me. I am aware. That is why I chose you. Domanda mia è che cosa vede quella tizia con una maschera senza buchi per gli occhi? Ma vabbè, andiamo avanti. Salve. Don't waste my time. Come on, really? Okay, proseguiamo. Are you sure? This way leads to the main entrance. If they know you're here, they'll have found your ship by now. The guards expect us at the rear, not the front. We're almost there. That's enough. Oscar, I had no idea an Exorcist Praetor had been assigned to this island. You surprise me, Ceres. Aiding criminals now, are you? Did Lord Artorias request this? No. I'm acting on my own. A mullet with free will? And yet, I sense someone's strings guiding me. Hold on. A praetor is far more dangerous than an orderly. I'm all out of subterfuge. And besides, if we can't overpower this one, our end goal was hopeless to begin with. You're a demon, but still a lady. So I'll show you due respect. I am Oscar Dragonia, Praetor of the Abbey of the Holy Midgand Empire. Who might you be? Huh. All right. Graceless demon it is then. Mo il demone sgraziato ti riempie di botte. Lord Artorias himself taught me the ways of purification. How will you fare against them? What? I can just...
Brutta mossa quella che è. La guardia alta. Ci conviene prendere qualcosa, altrimenti c'è una brutta fine. Sono riuscito a pararmi in tempo. You're skilled. I will have to expend a Moloch or two for this. What are you doing? Control your feelings to control the tide of battle. More of your vaunted reason. Questo è un drago però. My form is bound by an oath whose price is my life. The time has come to pay. Feeding on my form will grant you strength, the strength to press forward. I ask only that you devour me. Why? A flame burns in my heart too. A flame I cannot quench no matter how hard I try, just like you, Velvet. This was Laffy's. That is why I cannot abide it. This frozen world, this frozen people, I'm just that stubborn of a woman. Hurry, before my life fades, do it now. I offer no apology or thanks. I need neither. Our wishes. Are one and the same. I treasured those days. When you and I. And Arthur were. Together.
happening? Move! If you don't, I'll eat you! Ok, adesso ci attende uno scontro importante. L'anello dello stregone che ho ottenuto divorando Ceres ti consente di utilizzare le anime di sfondamento. Premi RT per eseguire un'anima di sfondamento. Ok. Una volta sbloccate, queste formidabili arti possono essere lanciate tenendo premuto RT. Quando si possiedono tre o più anime, una simile potenza ha un costo. Il personaggio consuma un'anima, mentre il bersaglio nell'arco ne ottiene una. Questi attacchi ignorano i limiti delle combo e possono essere eseguiti per avviarle, creando concatenazioni di colpi che superano il numero di anime possedute. Che non è che ci ho capito molto, comunque ora la proviamo. Ok. Distrutto, no? Praticamente sì. Oh, che bastardo! Apologies, but I can't let a nasty demon like you roam freely now, can I? Velvet. That's my name. You can give Artorias my regards. My name is Velvet Crow. And I will devour demon, Moloch, and exorcist alike! I am a monster! I am a Therian! Less risky if you hadn't suddenly appeared and jumped on my back. Oh, hey, it's you. It's thanks to you that Storm Howl is back in my care. Rokurodon gets it. At your service. This blade is my life. I owe you a great debt. One I vow to repay. Yes, yes, she's a peach and a model citizen. Can we get our move on? I think they're just about done massacring the rioters! The docks are just ahead. Give me a hand. Guess the weather's feeling as crummy as I am. Careful. Sea's looking mighty choppy. Are you a sailor? No, but I do know the difference between a sail and a rudder. I'll take what I can get. Do what you can. You're leaving without a proper crew? Very well, then. I certainly owe you this much, at least. Brave words. But 10 minutes in this storm, and you'll lose all sense of direction. No, we won't. Ships have compasses for a reason. So it's rot in a jail cell, or rot in a fish tummy? Well, guess it's your lucky day, fishies! I'm coming for you, Artorias.
Questo ragazzino mo chi è? Mi sta dando una mano. Non può essere. Ma è dannatamente simile questo Malak. Ecco. Va bene, mi sembra il minimo adesso aiutarlo. È molto forte questa abilità. My word, a demon muncher. You really are a box of horrors, aren't you? Sorry. If I had a weapon, I would have helped. I promise. You're wearing one. Oh, nah, I can't use this. Sorry, long story. And the child? The little brat? Scampered off somewhere. You ought to be scampering off yourselves. My debt is not yet repaid. Until it is, I will not leave your side. I can hardly scamper off without knowing from whence I'm scampering. We're lost, stranded, shipwreck survivors, no? Va bene, ha trovato una scusa praticamente per andarsene. Was that left by the child? Looks to me like we're in Northgand. Northgand? Then if we're to reach the capital in Midgand, we've no choice but to patch up our ship. What are your plans once you reach Logris? Something worth breaking out of prison for. Oh, can't we stand around and chat somewhere nicer? Somewhere with soup to warm the body, tales to warm the heart? There's a city called Helavis nearby. I can't promise there much for conversation, but we'll find food and a ship right there. Le vittorie permette di guadagnare Esp e Gald, ovviamente. Avanzano i livelli personaggi. Il personaggio che sconfigge l'ultimo nemico di ciascuna battaglia ottiene un bonus esperienza. Va bene. Mappa del mondo. Premi Y mentre la mappa dell'area è aperta per visualizzare la mappa del mondo che mostra la descrizione delle regioni. Assicurati di consultare la mappa del mondo appena visiti una nuova zona, come in questo caso. Ok, siamo fuggiti da Titania, l'isola carceraria, e siamo qui. Terra del bianco cinghiale. Va bene, abbiamo un bel po' di strada da fare. Però signori, dopo tutto quello che abbiamo fatto finora, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, 120 galde non sono poche. Io direi di fermarci qui per questo gameplay, diciamo. Abbiamo fatto abbastanza. Però prima vediamo di visualizzare il dialogo. Velvet, you know that kid? I thought I heard you call him by name. No, I don't know any Malakim. Not anymore. Anymore? What? Well, whoever he was, there was something different about him, that's for sure. You can say that again. Using healing arts on a demon without being ordered to? And he stole that compass, too. For being an exorcist Moloch, he's a greedy little imp. Well, we did help ourselves to a certain map of his, so... I consider myself an island of virtue in this sea of wickedness. I suppose. Come on, it's not funny if you agree with me. You think? So this is how escaped prisoners behave. Bene signori, dopo quest'ultimo piccolo dialogo ci fermiamo. Io vi ringrazio per essere stati con me. Spero davvero che questi gameplay vi appassionino, che finora
vi stiate divertendo, vi stia appassionando questo gioco. Noi come sempre ci vediamo qui ad un prossimo video. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti.